Finalmente Favara ed i suoi abitanti si riappropriano di una meravigliosa struttura, il Teatro San Francesco. Ieri sera l'inaugurazione con la benedizione e con il taglio del nastro affidato alla neosindaco di Favara Annalba e al ministro provinciale dei Frati Minori di Sicilia Fra Alberto Marangolo. Presente anche il tenente dei carabinieri di Favara Nicolo Morandi. Una sala gremita di gente ha voluto presenziare al grande evento inaugurale, che per l'occasione ha visto l'esibizione, sotto l'egregia direzione del maestro Antonio Cusumano, della più grande orchestra giovanile vivente nel territorio agrigentino, ovvero l'Orchestra Filarmonica Demetra, di recente formazione, accompagnata dal magnifico coro Free Melody. 90 in tutto gli elementi sul palco. Fanno parte dell'orchestra musicisti professionisti provenienti da tutti i paesi della provincia di Agrigento e in parte della provincia di Caltanissetta e Messina. Noi abbiamo scelto un repertorio di colonne sonore, musica classica, musica moderna, diciamo un genere sia adatto sia per i cultori e non, quindi adatto sia anche per i teatri, anche fuori teatri. La nostra politica è portare la musica anche fuori il teatro. È stato un concerto straordinario dove suoni, voci ed effetti di luci si sono amalgamati rendendo suggestivo lo scenario del teatro. Grande è stata la voglia dei frati minori dell'attiguo convento Sant'Antonio di riaprire questa struttura alla città, supportati dal ministro provinciale Fra Alberto. Per noi significa avere la possibilità di offrire nuovamente un servizio a vantaggio di tutti. Quello che noi ci auguriamo, così come è nata nelle sue intenzioni tanti anni fa questa sala, che possa essere a servizio della cultura, della solidarietà e a servizio anche della crescita nella fede del popolo di Favara. Per 5 anni il Teatro San Francesco è rimasto chiuso e grazie alla caparbietà e costanza di Fra Giuseppe Maggiore la riapertura è stata possibile, coadiuvato da alcuni ragazzi della tenda del padre Abramo e volontari favaresi. In poco tempo si è riusciti a recuperare e ristrutturare i locali. Cosa si dovrà aspettare ancora la città prima della partenza di Fra Giuseppe? Vi dovete aspettare, e ve la prometto, la preghiera, poi non so che cosa nascerà. Ho cercato di essere uno strumento nelle mani di Dio, quello che ho cercato di fare è stare in mezzo alla gente e annunziare il Vangelo. A molti è piaciuto come l'ho annunciato, a molti non è piaciuto, però dico, poi me la vedrò io con il Padre Eterno eventualmente. Presente alla serata inaugurale, come detto, l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Annalba, che proprio ieri ha spento 34 candeline. Quale regalo migliore se non la riconsegna alla città delle sale del Teatro San Francesco? Non potevo che essere onorata di partecipare all'apertura di questo teatro che viene regalato alla città. Cosa dire? Un impegno che i frati si sono assunti, l'amministrazione è stata accanto, sia quella passata che la nuova amministrazione ovviamente. Ed è il frutto del sacrificio e del lavoro che ha contraddistinto questi frati ed è l'esempio di come la volontà possa riuscire a raggiungere grandi traguardi. Presente anche il neopresidente del Consiglio Comunale, Salvatore Di Naro, che ha sentitamente ringraziato Fra Giuseppe a nome dell'intero Consiglio Comunale. Io voglio fare prima di tutto un plauso a Frate Maggiore perché ha fatto tanto. Questa è la dimostrazione che si può fare tanto anche con pochi soldi. Praticamente gli ha messo il coraggio e la volontà riuscendo a riaprire un teatro che per molti era impossibile da riaprire. Ora lui ha dimostrato che senza soldi si può fare tanto. Quindi come rappresentante del Consiglio Comunale faccio un plauso e i miei complimenti a Fra Giuseppe, grande Giuseppe. Alla riapertura dei locali anche il deputato alla Camera, onorevole Tonino Moscat. È un evento che rimette in luce uno splendore per questa comunità. Io ricordo da giovane assessore, questo era un nostro luogo in cui grazie anche ad Angelo Sorze ci facevano i momenti teatrali, le rappresentazioni teatrali. Restituiamo a Favara un bene prezioso.
Lo spettacolo è stato suddiviso in due parti, anche per dare la possibilità ai presenti, compresi anche i musicisti, di prendere una boccata d'aria. Intervallo che è servito anche ai presenti per ammirare le foto artistiche di Calocassero. A ricordare la riapertura delle sale anche una targa celebrativa che i frati minori hanno affisso nel foyer del teatro. La serata inaugurale è stata occasione anche per l'associazione Ad Maiora Ollus, di cui è presidente Antonella Monreale, per raccogliere fondi per realizzare un parco giochi per disabili. Raccolta fondi che questa sera sarà riproposta con una magnifica serata dove saranno presenti le diverse associazioni che si occupano di disabilità, gli stessi fruitori e le scuole di canto, danza e karate. È possibile donare sia attraverso un conto corrente recandosi alla posta centrale in piazza Cavour, sia appunto domani sera. Io invito tutti a partecipare, insomma numerosi, e a condividere con noi questo progetto che vuole essere assolutamente per la città, per il nostro bellissimo paese. Una bella festa quindi, un'emozione per molti, rivedere fruibile una struttura la cui assenza negli anni si è notevolmente avvertita.